9741. Salve. Bentornati sul regno di Cina. Dov'è la gente? Perché non c'è nessuno? Eccolo, salve. Beh, sono proprio curioso di vedere cosa faranno i nostri aspiranti re in questo episodio. Partiamo con il team baristi, che è alle prese ancora con questo minigioco dei ponti e stanno mangiando carne cruda. Signor, provi. Oh, guarda, c'è una fornace. E devo mettere anche il combustibile. Devo mettere anche il combustibile. Ecco lei. Ok, contento? Oh, si è acceso da solo. Devo dire una cosa, però. Loro devono stare molto attenti perché sono vicinissimi al team Arstotzka. Quindi, se quel team dovesse trovarli qui, farebbero una bruttissima fine. Siete un po' indietro con gli indizi. Andiamo a vedere qualche altro team che invece è messo bene con gli indizi, ovvero il team UIE. Allora, tecnicamente il team deve prendere i due indizi che stanno qua. Vedete, ci sono due indizi gratis, tra molte virgolette. Si ottengono buttando una banconota dentro queste chest e cliccando il bottone dovrebbe apparire un indizio dentro. E questi sono gli unici due indizi che diamo qui allo shop. Gli altri andrebbero trovati in giro per il mondo. Eccolo qua, salve signore. Come state andando con gli indizi? Oh, ve ne mancano tre. Ok, e ne volete prendere uno ora? Beh, allora vi seguo. Però prima voglio un attimo seguire il team baristi che ho visto sono usciti dal tempio sottomarino. E voglio vedere se effettivamente hanno trovato l'indizio. Ci siete riusciti? No, non ci sono riusciti. Troppo difficile. Beh, sarà per la prossima volta. Ma andiamo a vedere come se la cavano i nostri mercenari. Vediamo, avete nuova gente che vi ha ingaggiati, no? Sì, ci hanno ingaggiato per fare un affare. Sono curioso di vedere cosa farete. Mi tengo d'occhio. Allora, voglio dare una mano a questo team perché è l'unico che si sta impegnando effettivamente per trovare tutti gli indizi. E cosa state cercando di sotterrare la cosa che avete visto nell'ultimo video? No, non c'è. Questo non dovevo farlo vedere, scusate. Censored, via, ciao. Le, non esiste più. Scusi, signore. Capito tutto, però sotterrarsi in questo modo non è producente. Allè. Chi è stato? Oh mio Dio, attento, scappa! No, cosa fai? Ehi! Sai, non ti conviene, sai? Torna, scappa, bravo. Oh, lui non ha visto niente, però. Ma andiamo dal mio team preferito, ovvero il team delle talpe. Voglio vedere che cosa sta facendo Scusi? Cosa diamine è questo? È un'opera d'arte mobile. Chris, perché stai sopra il totem? C'è qualcuno che deve prendere il totem? Sì, l'hanno preso! Sì, ma se l'hai fregato Chris. Te l'ha fregato Chris, valla a prendere! Oh, l'armata. Chissà cosa se ne farà di un totem. È senza armatura, poi. Mi sono accorto di una cosa. C'è gente che sta spiando là sopra. Cosa state facendo? Ma quanti sono? Cosa stanno facendo qui? È il team dei baristi, ma... cosa stanno guardando? Cosa c'è là sotto? Aspetta, dobbiamo investigare. Che succede? Wow! Cos'è sto combattimento così a caso? Perché sta facendo piovere? Ma cos'è? Cosa è successo? Perché ce l'hai con la montagna? Che succede, ciccio? Ops. Oh, ma quanta gente! Ma che team è? Di sicuro non c'è soltanto il team dei baristi là dentro. Ah, guarda, c'hanno il banner. NX, che team è? Aquile e gli altri? Ah, il team... perché ce l'avete col team degli Ughi? Ah, sarà per gli indizi che ne hanno più di voi. Andate a cercarli invece di rubarli agli altri. Ok, in tutto sto casino, perché a quanto pare c'è il team degli Ughi che è contro il team dei baristi, ma allo stesso tempo sono tutti e due contro il team Arstotzka e in mezzo ci sono sti mercenari. Voglio sapere che cosa devono fare questa volta. Cosa sono stati incaricati di fare? Ah, scambi. Che siete dei postini adesso. Ok, va bene. E il team dei baristi ha trovato metodi alternativi per trovare gli indizi. Immagino che per metodi alternativi intendano distruggere il team con più indizi. E infatti, povero Aquil, che non c'entra niente. Scusate, è un volto, non è uno scivolo d'acqua. Oh, vedo che questo team qua ha aperto
il vault segreto. Immagino che sia stato questo team a completare... Perché mi ha storto l'uovo lì? Quindi se volete adesso tutti quanti hanno accesso al vault, vi basta entrare e prendere l'indizio là dentro. C'è qualcosa che non quadra col team dei mercenari, perché sono praticamente nell'isola di Arstotzka. Cosa staranno andando a fare lì? Cosa? Scavate sotto le mura! Non so se vi conviene. Guardali loro, tutti ignari che non sanno. Oh, oh. Uno vi ha visti, uno vi ha visti. Fallo fuori. Fallo fuori, veloce. Sì. Sì, vabbè. Jack. No, cosa? Ah. Che mossa da 2000 IQ. Però mi sa che ormai li hanno visti. Sì, sì, è partito l'allarme. E infatti, guarda che l'ha visto. Sarà una bruttissima invasione. Oh, wait. No, ne è rimasto uno! L'hanno lasciato qui! Please, non back... Aspetta, devo dare una mano. E niente, e loro lo lasciano lì da solo. Poverino. Cavolo, sono tutti stra in allerta. Guarda che gli dice... io li ho visti, erano io. E l'altro, sì. Raccontamelo a letto. No. Non fare boiato in montagna. Facciamo così. Cosa? Ah, già, mi vedono. Devo stare abbassato anch'io. Top, prendi. Così puoi uscire. Perfetto, vai, buona fortuna. Blocco volante. Cosa succede? Chi c'è qua? Oh, guarda, una canna da pesca volante e una mela volante. What the fuck? Dov'è? Eccolo, guardalo. Non notano niente, Oh, no, fermo. È stato distrutto l'alberello sacro. Beh, sì, insomma, questo è quello che succede quando non proteggete il povero alberello. Oh! E attenzione, l'hanno beccato, ma non lo vedono, vedono una spada. Attento, non farti colpire che ti ammazzano subito con un colpo. Droppa tutto! Scappa! No, non esagerare! Vattene, ti ho dato la pozione per andartene, non per attaccarli! Oh, vado, sono tutti sul piede di guerra. L'ha beccato! Alla faccia degli scambi. Hanno disintegrato il team. E così il team Arstotzka si arrese e abbandonò l'isola. Tuttavia, non rimase vuota per molto. Ok, abbiamo un problema. È veramente urgente. Il meteorite è molto vicino. Quanti indizi siete voi? Hanno quasi 8 indizi. Cavolo, dovete essere più veloci, eh. 2 indizi, avete 2 episodi per farcela. Ed ecco qua il nuovo castello dell'Isola d'Oro. Stanno cercando di fare dei portoni strani. Molto interessante. Allora, abbiamo il team Folgore. Da quel che ho capito ci dovrebbero essere anche i baristi qui. Diciamo che c'è un bel miscuglio di team. L'importante è che quel coso stia in piedi, perché ha disintegrato un team l'ultima volta. Ok, ho chiesto al team degli Yuki a che punto sono e... stanno andando a prendere il penultimo indizio. Andiamo a vedere. Wow. Vedo che il team degli... sta andando alla cassa. Quindi forse è il primo team che riesce a superare questa sfida, che è la più difficile e impegnativa del regno. Vedo che c'è gente che sta provando. Non è Gabibbo quella cassa, no? Vai, aprite la cassa. Li avete salvati, che bravi! Vediamo se hanno tutti gli oggetti. Vedete, per completare questa sfida bisogna mettere tutti questi oggetti dentro la cassa. E alcuni sono molto difficili da ottenere. Eccoci qua. Il team ha appena costruito gli ultimi oggetti e... giuro che picchio chiunque. Tu! Ti ho visto, Vieni qua! Allora, non si fa cattivo. Il team, eccolo qua, sta mettendo Carlo, la prima spada che ha bisogno del nome. Ha messo tutto! Ecco l'indizio! L'indizio l'hanno preso! Sì! Grandi, hanno preso l'indizio più difficile. Ora andate a prendere l'ultimo, veloci! Ok, sembra che li debba attirare io. Andiamo! Allora, qui abbiamo il signor Merlin che si sta cimentando nel costruire una libreria, una specie di archivio in cui mettere tutta la storia del regno. E la cosa bella, che magari non sapete, è che Merlin ha fatto una wiki. Ha creato una wiki per il regno di Cina e per tutte le altre modalità. E vi consiglio di andarlo a vedere, trovate il link in descrizione. La cosa bella è che tutti quanti possono compilare una pagina sulla wiki del proprio team. Quindi poi le pagine verranno linkate e messe qua dentro nell'archivio.
Così se volete andare a vedere la storia del regno, vi basta entrare qua, prendere un libro e leggere. E sarà una cosa molto carina. Oh wow, il team è nello shop, sta per prendere l'ultimo indizio. Guarda quanta gente, dopo tutta la fatica per prenderli tutti, signori Zetaquil, sta per prendere l'ultimo indizio, vediamo. E l'hanno preso, guarda. Oh, hanno 10 indizi, adesso devono trovare un modo per comporli e raggiungere le coordinate della corona. Allora, voglio distribuire velocemente le banconote. La prima la darò al team Folgore perché ha conquistato l'isola degli Arstotzka in pochissimo tempo. Quindi ecco a voi una banconota. Poi darò la bellezza di 2 banconote al team degli Zegle per essere vicinissimo a prendere la corona. Hanno fatto un sacco di progressi in questi episodi. Poi voglio dare a Merlin una banconota, anche se non ha un team, perché sta costruendo una cosa che permetterà al regno di tramandare una storia. Poi voglio dare al team Piadina d'Acqua una banconota perché ha dato una mano al team. E infine diamo al team dei mercenari l'ultima banconota perché stanno lavorando, diciamo. Fanno qualcosa di diverso rispetto agli altri. Dove? Come avrete notato, ho dato 6 banconote, questo perché le ho date anche per l'episodio scorso, dato che abbiamo fatto 2 episodi in questo video. E quindi sì, rimane un solo episodio dalla fine del regno, se nessuno trova la corona, perché il meteorite si schianterà appunto sul regno. E quindi speriamo che appaia un re, il prima possibile. Vi ricordo di mettere mi piace se vi è piaciuto il video e noi ci sentiamo all'ultimo episodio, la prossima volta. Arrivederci.